È un giorno molto importante per voi, è un giorno dove davvero, come abbiamo ascoltato, si iniziano a raccogliere le primizie, dicevamo all'inizio, le primizie di una sequela, di un innamoramento nei confronti del Signore Gesù Cristo attraverso l'esperienza viva di Francesco di Assisi che da 800 anni continua a generare, a fecondare, a interrogare, a far cercare l'essenziale. Perché davvero, se nella vita non cerchiamo l'essenziale, che cosa stiamo cercando? Allora, Mattia, Luca, Emanuele, Luca, Sabino, Riccardo, Paolo, Giuseppe, Alvaro, oggi iniziate a entrare in quella terra che è la vostra vocazione. E la parola di Dio è puntualissima, come sempre, nel darvi non delle istruzioni, ma per dirvi: fate attenzione, voi già molte cose le avete ascoltate. E non basta ascoltare, dice la lettera di Giacomo. Occorre ascoltare e mettere in pratica la parola seminata in voi, perché la casa e la terra che vi consegna Dio è una terra, una casa piantata sulla roccia e che vi rende uomini intelligenti, uomini sapienti. E la persona intelligente non è quella che sa tante cose, ma è quella che va in profondità, dove c'è la verità di noi, dove la smettiamo di scivolare sulla vita in superficie, dicendo e facendo quello che tutti dicono, dicendo e facendo quello che gli altri si aspettano. Forse voi avete deluso, ma c'è un momento nel quale tutti si domandano: ma per me qual è l'essenziale? Se non cerco l'essenziale, che cosa sto cercando? Sto perdendo tempo. Oggi entrate in quella terra seminata abbondantemente già da Dio, e che il regalo non è solo la parola di Dio, ma è l'esperienza di Francesco, è l'esperienza di 800 anni di francescanesimo che ha segnato la storia. Non è un momento di gloria questo, ma è un momento dove responsabilmente loro si sono preparati a dire questo eccomi. Quanti eccomi abbiamo detto nella vita e poi non c'eravamo. Lo abbiamo detto, piena disponibilità. E poi uno si riprende la vita. Pensano i frati, i sacerdoti un po' più grandi. Quanto è fortissimo il rischio. Eppure il Signore dice: io ti do questa terra nel libro del Deuteronomio e ti chiedo non solo di ascoltare e di diventare un uomo intelligente, cioè profondo, ma ti do anche la chiave, ti do la possibilità di dire che quello che tu hai detto, questo eccomi, ha una storia, Francesco, ha una storia, il francescanesimo. Nei segni esplicativi riceverete la regola che avete studiato e vi dirò: ricevete, fratelli, la regola del nostro ordine, libro della vita, compendio del Vangelo, via della perfezione, chiave del paradiso, patto di eterna alleanza, perché osservandola possiate giungere alla perfetta carità, cioè all'amore perfetto. E io ho la responsabilità di dirvi, insieme a Padre Enzo, a Padre Joachim, se voi osserverete tutte queste cose, vi promettiamo la vita eterna, cioè quella che non finisce, quella che io sono convinto tutti qui, quando vogliamo qualcosa di bello, lo vogliamo eterno, lo vogliamo per sempre. Ecco perché Dio, quando fa le cose,
non le fa a tempo. Quando fa cose belle Dio, le fa per sempre. Noi nasciamo e non moriremo più. Il battesimo ci ha resi per sempre figli di Dio. Quando Dio fa un sacramento, lo fa per sempre. Non ha tempo, non ce la fa a fare le cose che facciamo noi con la data di scadenza. E il Vangelo di Marco che abbiamo ascoltato è come il Vangelo di Marco ha come sottotraccia due domande. La prima domanda: ma chi è questo Gesù? Ma chi è questo essenziale che io sto cercando? Che volto ha? Perché l'essenziale ha sempre due occhi, una bocca e un cuore. L'essenziale non è un'idea. Le idee passano come il vento. Le idee ci sfiorano, ci attraversano, le teniamo un po' e poi ne arriva una più forte che prende il posto di un altro. Queste si chiamano idee, ideologie. Gesù Cristo è una persona e Marco ce l'ha chiaro nel suo accompagnarci. Chi è Gesù? Ma questa sera c'è una domanda più importante. Chi sei tu, discepolo? Ciascuno di noi qui, battezzato, figlio di Dio, figlio per sempre. Noi facciamo ridere, possiamo anche andare a sbattezzarci sul libro dei battezzati, ma tu pensi che Dio ritratti la sua parola? Tu pensi che Dio tolga l'amore che ha nei tuoi confronti? Ma come fa un innamorato, Dio che è amore, a togliere l'amore? Ma sono le cose nostre, umane, piccole, che muoiono con noi. Poi arriva qualcosa di più forte, allora no, forse ho sbagliato. La grande domanda che è sottotraccia del Vangelo, oltre a chi è questo Gesù, chi è questo essenziale, è: chi sei tu, discepolo, in ascolto della parola? Ed è bellissimo quello che ci dice Gesù, perché ci fa una catechesi molto dura sull'ipocrisia dei farisei, cioè su quell'ipocrisia che ci abita dentro, ipocrisia che spesso si manifesta nelle nostre giornate quando dobbiamo affrontare le cose e mettiamo tante maschere a seconda delle persone che incontriamo. Ecco, la cosa che vi chiediamo a voi sette: siate veramente fuori quello che vivete dentro. Questo mondo è stanco, siamo tutti stanchi di gente che è nella cultura della vetrina, che mostra qualcosa che non è. La domanda fortissima dopo questa catechesi dura contro l'ipocrisia è proprio: ma il tuo cuore di discepolo verso chi è rivolto? E questa non è una domanda che fa soltanto ai frati che oggi professano, a noi, a chi ha fatto una scelta di vita che puoi più o meno comprendere con la testa, ma non... Diceva il grande Pascal, diceva che le cose degli uomini bisogna capirle per amarle, ma le cose di Dio le devi amare per capire. E se tu non entri dentro alla loro scelta, alla nostra scelta, anche con la passione e con il cuore, il rischio che tu vorrai capire e la tua testa non ce la fa. Non ce la fa. Se la testa non incontra il cuore. Allora la grande domanda ci aiuta a comprendere che il discepolo, che sia uomo, che sia donna, che si è messo dietro Gesù e in cammino, ci aiuta a capire che il discepolo o custodisce il cuore o il proprio cuore è rubato da continui ladri. Abbiamo ascoltato l'elenco enorme di ladri del cuore. Il discepolo, il figlio di Dio, noi, che non vogliamo vivere in superficie, che vogliamo veramente entrare nelle profondità dove c'è la verità di noi,
vuole veramente capire, ma io questo cuore dove ce l'ho rivolto? Perché lo dice in modo molto chiaro Gesù, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Pensate, la tristezza più grande di Dio è di avere figli dal cuore lontano. Figli che fuori vedi una cosa e forse non so se ne hai avuto esperienza di qualcuno amico o vicino a te che ti sta parlando, è lì davanti a te e ti viene da dire, ma questo dove ha il cuore? Dove ce l'ha posizionato? Quando tu ascolti qualcuno e c'è fisicamente, perché magari ti risponde e ti risponde anche bene, ma il cuore è lontano. Questa è la preoccupazione di Dio per noi, fratelli e sorelle, di una vita che non ha il cuore in ciò che fa. Loro tra poco prometteranno di vivere per un anno, ma già in prospettiva per sempre, prometteranno di vivere con il cuore, con la passione, con l'intelligenza, con gli strumenti che gli sono stati dati e che hanno imparato a iniziare ad armeggiare. Uno ci deve fare le mani con gli strumenti che sono nuovi. Hanno imparato a voler avere un cuore limpido, pulito, puro, misericordioso, aperto, attento agli altri, un cuore che gli fa sporcare le mani di umanità. Non serve niente. Anche la loro preghiera, se le loro mani non si sporcano di servizio, di umanità, non serve a niente. Se questa parola non diventa pratica, se non ci sporca, non il cuore. Non il cuore. Ma se non ci sporca le mani, se non ci sporchi i piedi andando là dove c'è da sporcarsi. Questa è la scelta dei vostri figli, amici, soprattutto i genitori, i fratelli, le sorelle. Questa è la scelta che loro stanno facendo e che provocano a noi sacerdoti qui, frati. Perché altrimenti possiamo fare delle liturgie meravigliose, ci diceva l'ufficio delle letture di oggi, di Crisostomo. Possiamo dire delle cose meravigliose, ma se le mani non si sporcano di carità, di amore, se i piedi non ci portano dove l'uomo è perso, dove crede di essere vivo ma ha il cuore morto, se il cuore è morto, tu quella persona non la incontri e a noi questo non ci può lasciare tranquilli. Non ci può lasciare sereni dentro alla nostra realtà. Questa è la passione di Francesco. Questa è stata la passione per 800 anni dei frati. Questo ci deve riguardare, la tristezza di Dio di guardare degli uomini che mi onorano con le labbra, dicono delle lodi meravigliose, parlano e cantano il gregoriano in modo meraviglioso, ma il loro cuore non c'è. È spento, è morto. Allora, amici, Gesù credo che ci aiuti e ci inviti oggi, loro, voi, a un passo che è pericoloso. Invita Israele, ma invita anche noi. Ci invita a essere uomini che onorano Dio, che gli danno onore. E noi sappiamo che Dio è onorato quando noi siamo attenti ai poveri, quando noi siamo attenti a chi ha il cuore morto e crede di essere vivo. Allora avremo noi un amore vivo, allora saremo vivi. Tra poco dirò a nome di tutti i sacerdoti e di tutta l'assemblea, in alto i vostri cuori. Amici, non è il segnale che vi dovete alzare. Dopo un po' andiamo in automatico. Ma quella frase della liturgia è meravigliosa.
in alto i nostri cuori. E voi rispondete, spero non in automatico, sono rivolti al Signore. Qual è l'augurio più bello che potete fare a questi fantastici sette? L'augurio più bello che gli potete fare è di avere un cuore, una mente, mani, piedi rivolti al Signore. Il resto è bello, passa. Che vi trovi rivolti al Signore, che ci trovi anche a noi rivolti al Signore, e lasciarci pericolosamente disturbare da questa tristezza di Dio: non mi onorare se il tuo cuore è lontano. Il libro dei Proverbi, che è un libro sapienziale nella Bibbia, al capitolo 4, il versetto 23, dice: con ogni cura, vigila sul tuo cuore, da esso sgorga la vita. La cosa che più hai preziosa, amico che sei qui, che sei forse, non lo so, alla ricerca dell'essenziale, altrimenti cosa stai cercando? È il tuo cuore. Con ogni cura vigila sul tuo cuore, da esso sgorga la vita. Amen.